Parte fortissimo il Sassuolo, vedete il calcio d'inizio è stato battuto dalla Spagna. Ma il Sassuolo è partito in... ad altissima velocità, è andato subito a pressare, vedete gioca alto il Sassuolo. Adesso c'è un tiro del numero 3. Pieragnolo, vice capitano, colpisce male il pallone, però troppo d'esterno da fuori area, pallone che si spegne sul fondo. Nulla da fare, però il Sassuolo che mostra subito le sue intenzioni, che è quello di pressare alto. C'è un fallo del numero 2 commesso dal numero 2 Miranda, che ha colpito da dietro il giocatore della Spal. Thank you.
bellissima la discesa del numero 2 Bugai, che arriva sul fondo, poi mette un pallone dentro l'area piccola, raso terra, chiude bene però la difesa del Sassuolo, un calcio d'angolo, quindi ci sarà il primo calcio d'angolo della partita, siamo al quarto minuto circa di gioco, adesso c'è un po' di parapiglia in area del Sassuolo, tanti giocatori, l'arbitro è costretto a richiamare all'ordine. Bello questo tiro a giro direttamente in porta, ma fa buona guardia il portiere Vitale, coi pugni respinge la velenosa traiettoria, stavolta batte basso. Calcio d'angolo dal lato opposto del campo, sempre per la spalla in attacco in questa fase di gioco. Pallone toccato all'indietro, poi messo spiovente in area sulla destra, ma è sempre la spalla che gioca il pallone. Un gioco arioso della spalla, delle sventagliate di pallone da una parte all'altra, molto belle, però sono belle perché sono precise anche. Poi si chiude l'azione della SPAL, che ha tenuto un buon possesso di palla dal calcio d'angolo. E il Sassuolo che non riusciva a interrompere. Ancora un altro pallone messo dentro dalla destra. Stavolta l'uscita è sicura di Vitale. Va a bloccare un pallone, non c'erano avversari, però era indisturbato. È arrivato quasi all'altezza della linea della sua area, ma con una buona scelta di tempo, una buona e un buon intervento. Adesso le parti si sono invertite, è la SPAL che gioca alta e tiene il Sassuolo nella sua metà campo. Adesso c'è un'impostazione di gioco da dietro sbagliata del difensore della SPAL che calcia il pallone fuori dal campo, si riprende con un fallo laterale del Sassuolo che perde subito il pallone e restituisce dallo stesso punto dove aveva battuto prima il pallone alla spalla. L'arbitro lascia correre, non fischia, quindi recupera il pallone il Sassuolo che si porta in zona tiro, ma il tiro senza pretese, un tiro qualche errore di troppo adesso nell'impostazione di gioco della SPAL. Thank you.
fa fatica la Spal a costruire gioco da dietro proprio perché c'è l'aggressione, il pressing del Sassuolo che non permette alla Spal di giocare in modo tranquillo e quindi è costretto a lanciare il pallone in qualche modo in avanti e spesso in fallo laterale o all'avversario. Vedete che sono marcati a uomo i giocatori quando pallone al la palla è al portiere, ogni giocatore. Adesso c'è un erroraccio. Riesce a rimediare però in qualche modo il Sassuolo e riparte. Però viene subito fermata la ripartenza del Sassuolo. C'è molto agonismo in campo, c'è poca poco tempo per pensare alle giocate, ma bisogna liberarsi subito del pallone proprio per l'aggressività dell'avversario sia da una parte che dall'altra. Vedete che si gioca proprio uno contro uno, perché chi ha il pallone viene subito attaccato dall'avversario. Praticamente c'è una marcatura uomo in tutto il campo, ma è un po' la mentalità che c'è adesso anche nelle squadre, nelle prime squadre, di non lasciare giocare l'avversario, di non permettergli di giocare almeno con tranquillità. Quando c'è gioco così aggressivo si commette spesso e volentieri fallo proprio perché si entra in modo irruento o palla o giocatore. Adesso c'è un'azione ficcante della Spal sulla sinistra, un buon lancio, arriva e aggancia il pallone, bene, l'esterno della Spal dovrebbe essere il numero 11, Fiori, poi su di lui viene commesso il fallo, siamo sulla linea verticale, poco fuori della linea verticale dell'area. Posizione invitante, lì ci sono tante soluzioni da mettere. A frutto, vediamo quella soluzione, batte basso, secondo me non era l'idea migliore, però probabilmente... E adesso c'è la Spal che riesce a insaccare questo pallone con il numero 8. Pallone che ha sbucato quasi sulla linea di fondo, è arrivato sui piedi del numero 8 che da buonissima posizione dentro l'area piccola era... Io leggo Simonetta. Ha detto giusto la... ecco, quindi col numero 8 Forapani, che è indistinta
al numero 16, però è entrato in campo. Quindi la fortuna anche nel calcio, un giocatore che era destinato alla panchina, invece per un'emergenza è entrato a giocare subito da titolare e poi adesso ha segnato il gol che porta in vantaggio la SPAL sul Sassuolo al 13° minuto circa. Adesso aggiorniamo subito. Sicuramente in questi casi si dice un gol facile, ma il gol non è mai facile, perché sicuramente non ha colpito in modo pulito, netto, il pallone, però era talmente da distanza ravvicinata dalla porta che ha colto un po' di sorpresa il portiere del Sassuolo, Vitale, che c'era arrivato, però non è riuscito a trattenere il pallone che si è infilato e SPAL in vantaggio, SPAL 1, Sassuolo 0. Autore del gol, il numero 8. Forapani, quindi credo stavolta di essere. Adesso c'è un'altra occasione, gol veramente colossale, però non è riuscito ad arrivare all'impatto con il pallone in modo efficace, il giocatore del quasi che si è ripetuto il gol, stavolta per il Sassuolo, un pallone che sbuca dalla linea di fondo, arriva in grande velocità però non trova la coordinazione giusta e da pochi passi non colpisce pulito il pallone e il portiere si ritrova un regalo tra le braccia. Quindi partita che si è infiammata dopo il gol del vantaggio della SPAL. Risponde subito il Sassuolo con questa occasione colossale, non però concretizzata dal giocatore del Sassuolo, che si è trovato un pallone invitante ma non è riuscito a colpirlo in modo decisivo verso la porta. Quindi vedete che non è mai facile fare gol. Ci è riuscito la SPAL, non ci è riuscito il Sassuolo. E adesso c'è una segnalazione del guardalinee, però ancora una SPAL pericolosissima quando punta verso la porta del Sassuolo. Stavolta ancora dalla destra, ancora un pallone tagliato dentro l'area.
adesso c'è un fallo ai danni di un giocatore del Sassuolo, dovrebbe essere sempre il numero 8 fuori panic. Si fa trovare in ogni zona del campo, ma soprattutto si è trovato nel posto giusto, al momento giusto, quando gli è arrivato il pallone sui piedi e da pochi passi ha insaccato con grande freddezza e portando in vantaggio la SPAL 1-0 al 13° circa del primo tempo. Che è costretto a uscire dal campo perché è stato chiamato l'intervento dei sanitari. Adesso riprenderà il gioco, il giocatore rientrerà appena possibile e si riprenderà con il fallo, con la palla che verrà rimessa in gioco dalla SPAL. Sono questi improvvisi lanci sulla sinistra dove si fa sempre trovare all'appuntamento con la palla il numero 11 Fiore, che gioca tutto a sinistra in zona d'attacco della SPAL, quindi è una spina nel fianco in questi primi 20 minuti, proprio perché quando il pallone viene lanciato, porca miseria, come mai? Thank you.
Thank you.
Senti? Thank you.
Thank you.
dai, no, tutti per mare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vamos.
da Paolone, dai! Fisica, no, no, no.
Thank you.
Thank you.
verrà mai esplorata da sotto. Grazie.
Una volta era una moglie, quando c'era un tacco.